troppo bassi questi stivali per oggi. Però è la prima volta che trovai così acqua alta qua in Venezia. È per questa. Adesso ho già abituato come devo farlo la prossima volta. Ho già capito adesso. Addirittura col boccaglio, avevo paura di annegare. Sì, perché con quest'acqua alta, direi 1,40 m dicevano alcuni punti, però è ovviamente alta l'acqua. E tu con i braccioli non sai nuotare? Oh, sempre è meglio essere pronti, sai, non sai mai cosa può succedere. Nonostante tutto, in oltre 4.000 da tutto il mondo sono arrivati anche quest'anno a Venezia per il 33esimo meeting internazionale di orientamento. Nessuno di loro si sarebbe aspettato condizioni meteo così problematiche, pioggia, acqua alta eccezionale e all'arrivo vento di scirocco di contraria, eppure l'entusiasmo era alle stelle. In gara tutta la famigliola? Tutta la famigliola, il maggiore è già partito, l'abbiamo visto prima con l'acqua alta e adesso tocca a noi. Speculiamo un po' che l'acqua alta pian pianino si abbassi, ma siamo motivatissimi e pronti per goderci Venezia anche da questo punto di vista. Da dove venite? Dal Ticino, dalla Svizzera. Trattandosi di una corsa contro il tempo attraverso vari punti della città, dove erano posizionate le cosiddette lanterne, dove convalidare il passaggio, gli scherzi generati dagli atleti di corsa hanno fatto infuriare più di qualche veneziano. Ho preso un po' di imprecazioni. Un po' tante, anche qualche tre o quattro scopate. Ho sentito tante che le bestemmie che non oso neanche immaginare. Ad un certo punto gli organizzatori, su suggerimento della polizia locale, hanno sospeso la gara e un terzo degli iscritti non sono partiti. Noi ci rendiamo conto di queste difficoltà, chiediamo ancora scusa e chiediamo anche un po' di tolleranza, nonostante sappiamo le grandi difficoltà che Venezia vive con questo suo tessuto urbano particolare.